Buongiorno a tutti, il mio nome è Domenico Di Bucchianco e sono un barman. Ho fondato il Cocktail Blog Dedicated, un sito web che si occupa di formazione alla mixology completamente analcolica. Ho lavorato per 15 anni nel settore alberghiero e soprattutto sono un ex alunno dell'Istituto Professionale Alberghiero di Pescara, l'Istituto De Cecco. Sono un ex alunno del professor Gambino e oggi voglio presentarvi due cocktail analcolici, un Daiquiri analcolico e un Martini Cocktail analcolico. Magari questo vi è nuovo, non avete mai sentito parlare di certi cocktail classici analcolici. Quello che faccio io è rivisitare grandi classici e inventarne di nuovi con degli ingredienti insoliti. Oggi il mercato è ricco di alternative all'alcol e quello che faccio io è occuparmi di una mixology dedicata anche ai ragazzi più giovani, ad un pubblico più giovane e soprattutto a tutti coloro che hanno scelto di non bere alcol. Per me la scuola alberghiera di Pescara è stata fondamentale nella mia istruzione, nella mia carriera e per il futuro. So che è quella chiave che apre mille porte, so che è fondamentale un'ottima educazione e so e posso garantirvi che una buona scuola ed una buona formazione alberghiera vi permetterà di essere tra i primi sempre, in tutti i posti dove desidererete lavorare in futuro. Andiamo a preparare questi due cocktail che ho deciso di dedicarvi e di dedicare alla scuola alberghiera. Il cocktail martini è un grande classico, è un drink composto da gin e vermouth. Questo non si discute. Quello che sto preparando io oggi è un'alternativa per farvi capire che bisogna spaziare molto con la creatività e bisogna cercare di dare una propria idea a quelli che sono i grandi classici e di personalizzarli con la vostra creatività. Io ho deciso di utilizzare una sorta di gin analcolico che ricorda le note e le aromatiche del gin, ma è assolutamente in grado di creare un ottimo drink per le sue componenti botaniche e le sue spezie. Immaginate questo cocktail esattamente come il classico martini, ma con dei prodotti analcolici. Quest'altro prodotto qui, di nome Ecorum, va a sostituire quello che è il vermouth e lo rende analcolico e soprattutto ricco di sentori erbacei. E verseremo 10 ml di Ecorum Analcoholic Aperitif. Andiamo a riempire il nostro mixing glass di ghiaccio. Raffreddiamo il bicchiere. Andiamo a miscelare velocemente per circa 30 secondi. Andiamo a versare come se fosse un classico martini cocktail. Se gradite potete aggiungere un'oliva come il classico martini cocktail oppure un twist di limone. La nostra scorzetta di limone a decorare questo martini analcolico. Chiaramente non avrà l'alcolicità del gin, ma sicuramente ottimo per un pubblico più giovane che vuole giocare a bere i martini come i grandi. Salute a voi, tanti auguri!